Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video della Pantera dello Svapo. Oggi andremo a vedere un prodotto della Jovetech. Allora, questo è lo scatolo. Se giriamo troviamo i social, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Se giriamo ancora lo scatolo, qua c'è scritto il contenuto della scatola. Adesso apriamo lo scatolo. Ok, questa qua è la Pod Mod della Jovetech Teros. Qua abbiamo una pod già caricata di liquido e poi qua ce n'è un'altra. Alziamo un attimo lo scatolino. Allora, troviamo un tagliandino che ci dice proprio come si fa il refill e di attendere comunque quei 5 minuti prima di iniziare a svapare. Questa è la carta della garanzia del prodotto. E qua abbiamo il manuale di istruzioni, che a noi non ci serve, vi consiglio di leggere. Comunque la capacità della batteria è di 450 mAh e il peso è di 54 grammi, quindi è leggerissima come Pod Mod. Questa è la sigaretta elettronica, la Pod Mod della Jovetech Teros, ed è un po' usata qua perché comunque la sto usando già da un bel po' e si è un po' rovinata. Questa è la Pod. Qui c'è il tappino dove voi estraete e andate a fare la ricarica. È semplicissimo, basta inserire qua e la Pod Mod è pronta. E comunque è automatica, quindi non dovete premere nessun bottone, niente, niente, dovete solo tirare. Adesso ci vediamo alla prova di svapo e a tra poco. Eccoci qua per la prova di svapo, insieme a me c'è mio cugino. Piacere. Praticamente è quello che mi ha dato la box che poi vi farò la recensione. Adesso proviamo la Teros della Jovetech. La faccio provare anche a lui. Insomma, com'è il tiro? Il tiro discreto, però l'aroma... Allora, io vedo che comunque il tiro è molto arioso, quindi non lo vedo proprio come un tiro di guancia. L'aroma è discreto, cioè ovviamente su queste Pod Mod ci dovete mettere la nicotina alta. Un 50%. Sì, perché sennò non sentite il lit in gola, però il fumo lo fa. 450 mAh, cioè vi può durare quella mezza giornata, se non ci state sempre attaccati non ve la fa una giornata intera con questo, quindi dovete sempre portare comunque una box, questa più questa, che fa una giornata intera, oppure comprare due di queste e vi fate quella giornata intera. Ovviamente dovete mettere comunque la nicotina alta, qua sta la nicotina a 6 e comunque io non la sento, quindi dovete alzare almeno a 12 di nicotina. Però per il resto il voto... Voto? Tu dici un 10, va buono il mio voto. Io gli do 7 perché comunque... Per me è meglio la Minifit. Sì, è migliore. La Minifit dove ce l'ho? Qua, qua, cioè ce l'ho sempre appresso. Non c'è proprio quella come. Cioè io dico, tra questa e questa... Questa costa sui 30 euro, questa con 15 euro avete una Pod Mod leggera e che comunque il lit lo sentite in gola. Questa non lo so, cioè il tiro è troppo arioso, però non è che male perché comunque l'aroma si sente discreta. Però potete solo mettere liquidi 50 e 50 perché ho provato a mettere quelli là 70-30. Adesso vi faccio vedere la differenza e vi lascio comunque il liquido in bocca. Comincia a fare il groggorio qua, vai, prova, c'è il liquido in bocca. Pare che sto andando sott'acqua. Mi sembra di andare sott'acqua con il tappino in bocca. Ma non tira. Non tira neanche, quindi comunque sta, c'è... No, meno di 50. È stata consegnata anche con i liquidi, quelli là 70-30, ma comunque non va bene. Vi conviene mettere quelli là 50 e 50. Io preferisco la mini qui. La capacità del tank è di... adesso non ricordo, adesso vi guardo un attimo. La Minifit si accende però. Eccola qua. La Minifit è tutto un altro mondo.
Cioè poi c'è, nell'istruzione non c'è neanche scritto, però tra la Minifit e questa c'è la Minifit, secondo me è la migliore, che comunque leggera, questa non è proprio leggera, ma è sicuro che è 54 grammi, la vedo un po' più pesante, vedi? Perché questa è in alluminio. È più alluminio, quindi... Invece questa... Questa è leggerissima proprio. Perché... Non ci c'è paragone troppo. Comunque... Un 6 e mezzo sì, si può anche dare, perché comunque è discreto. Quindi ragazzi, questa è stata la recensione della Teros. Vi faccio salutare dal mio cugino. Ciao Peppe. E ci facciamo un'ultima svapata. No, con questo liquido, perché ovviamente è liquido in bocca. Mettiamo quella 50 e 50. Ciao a tutti!